Torna in scena la commedia dell'Ottocento, la farsa dei grandi commediografi che hanno scritto le pagine più belle della storia del teatro internazionale. Grazie ad Antonio Merone, ieri sera anche il pubblico vallese ha potuto assaporare un po' di quella magia che rende immortale il teatro, quello autentico. Certo, non si è trattato dell'originale scritto da Feydeau, ma la ben riuscita trasposizione napoletana di Sarto per Signora ha reso piacevole e scorrevole la piovosa e uggiosa serata che altrimenti molti dei presenti avrebbero trascorso in casa. Un chiaro riferimento al maestro Scarpetta quando scopriamo che il protagonista si chiama Felice Sciosciamocca, ma d'altronde non è la prima volta che i classici del teatro francese si mescolano al teatro napoletano. Un esperimento che ben riesce ogni volta, così come quello di conservare la divisione in tre atti per mantenere viva l'attenzione del pubblico. Per lei è la prima volta calcare il palcoscenico della Provvidenza, lei è mai stato in questo territorio? Sì, sono oltre quasi 12 anni che veniamo, si vede che il pubblico, diciamo, sia il direttore del teatro che il pubblico si è affezionato, perché puntualmente ogni anno ci chiamano perché hanno visto il genere e il tipo di spettacolo che fa la mia compagnia, quindi si divertono e siamo sempre riconfermati e questo è il nostro piacere. Quindi possiamo dire che forse un po' della paura da palcoscenico si riduce in questo caso o comunque è sempre la stessa? La paura c'è sempre, la tensione, quella ma guai se non ci fosse, perché se non ci fosse ormai è finito tutto, invece c'è sempre in qualsiasi teatro ci si va, sia la prima, la seconda replica, c'è sempre la stessa tensione, questo è il bello del teatro. È una storia curiosa, sfiguratevi! No, cavaliere, mo non è il momento, me l'ho raccontato un altro giorno. Mo da caga, ma non ho fatto, sto pensando a mia moglie, sto pensando. Io da buonicatemi da ancora, A mia l'ha già perduta, meglio così. Come sarebbe meglio così? No, io ho detto guardate che disgrazia. Avete proprio ragione. Allora un saluto a questo pubblico che a quanto pare insomma la accoglie sempre con maniera calorosa. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico questa sera, fra pochi minuti? Allora il pubblico io spero che si divertirà come si è sempre divertito e spero che lo spettacolo piace, perché questa è la 15ª replica che facciamo e dovunque siamo andati sono sempre rimasti contenti e soddisfatti e penso che anche il pubblico della Provvidenza rimarrà contento. Ma dimmi una cosa, ma tu non ti insuraste? Oh, e come lo conosci? I casi della vita. Stai malintando, annanzando un padre.